essermi addentrato mai così. Che è successo? È cambiato tutto all'improvviso? Ma è magia questa? Stavo dicendo la frase. Non credo di essermi mai addentrato così tanto nella zona superiore della mappa di Sanctuary. Certo che la mia struttura dove mettere le power armor è proprio vuota al momento. C'è della gente là in fondo. Chi cavolo sono? Vediamolo subito. Non capisco se sono nemici e visto che mi stanno puntando direi di sì. Sì, sono dei raider. Oh cazzo, dove sono? Tranquillo, ci penso io, Preston. Non ti preoccupare. Più che altro... non avevo mai visto dei rider così vicini a Sanctuary, a meno che non stessero attaccando. Ah, è scappato. Sì, hai ragione, Preston. Dobbiamo risparmiare. Tu dove diavolo hai preso quel coso, Piper? Perdonami. Cos'hai per me? Dove sono? Dove cacchio l'hai preso? Va bene tutto, ma no. Mettiti una pistola piuttosto. E tra l'altro non avevo mai visto che vicino a Sanctuary ci fosse un furgone militare. Qui. Non che la cosa mi Dove? Non che la cosa mi sorprenda, sia chiaro. Avevamo vincere un Volt vicino a Sanctuary. E c'è una scatola con... oh, cos'è questa bella roba? Beh, direi che abbiamo avuto il nostro buon premio a girare. Guarda un po' che robina. Ma sono tutte fighissime. Hanno tutti degli aspetti incredibili. Sembrano usciti direttamente da una mod di Skyrim. Parentesi, sì, questa è uscita direttamente da una mod di Skyrim. E il proprietario di questa mod ha ringraziato il proprietario originale che l'aveva caricata appunto su Skyrim. Sono tutte bellissime. Non saprei sceglierne una. Io me le prendo tutte. Ed ecco qua i cadaveri che prima ho ucciso. Piper... ehi! Non ce l'hai una pistola, scusami? Piper, torneresti con la pistola, per favore? Oh, ma sono ancora Rust Devil, ma mi stanno inseguendo allora. Scusa un attimo. Quella... ah, è un sentry bot. Posso ripetere. Però... ah, ok, stavo dicendo, ma non è sveglio. Beh, nel caso servisse l'ho appena svegliato io. Beh, grazie Ada di aver fatto tutto il lavoro. Te lo tolgo quell'occhio, è troppo potente. Mi togli tutto il divertimento, Ada. Non puoi andare in questa direzione. Lo dici tu. Io faccio il cavolo che mi pare. Solo i muri invisibili possono fermarmi. Old Chinese Soldier? Wow. Cosa? Fermi tutti. Bersaglio a tiro. E vabbè, grazie Ada di aver tolto tutto il divertimento. Questo ninjato? What? Fermo? Oh, ottimo. Beh, non sapremo mai se il vecchio cinese sapeva usarla bene quest'arma, ma perlomeno... ci siamo. Ora è in ottime mani. Se mai trovasse delle parti di ricambio, me lo dica. Ada, stai buona, va, che già tu ammazzi tutti con un colpo. Parti di ricambio vuole pure. Io quell'occhio lì laser te lo tolgo, Ada. È troppo potente. E lì che cosa abbiamo invece? È un'armatura. Interessante. E c'è un cadavere con una nota. Ah, è un errore di sistema. Dogmeat, ti sembra il momento di farti un bagno? Beh, questa armatura ha un che di americano, ma che non ti so spiegare. Credo di averla già vista da qualche parte. Ma in tutta sincerità non saprei dire. Vediamo. Olè! È l'ora di andare ad ammazzare Godzilla. Quanti segreti che si nascondono vicino a Sanctuary. E pensa, questa armatura era nascosta proprio dietro casa. Ma guarda un po' i casi della vita. Tranquilli, sono io, sono sempre io. Armato di tutto punto, ma sempre io. Beh, che dire. Questa sicuramente merita un posto d'onore nella collezione. Sicuramente... fa la sua porca figura.
Vorrei proprio portarmene una di queste, ma non so quale. Potrei portarmi o questo, oppure questo. Anche questo ha il suo stile, però. Questo è bello, ma è troppo semplice per me. Questo, invece, è molto bello, molto draconico. Dagger of Time, tra l'altro ho letto adesso il nome. Vediamo se possiamo migliorare le nostre nuove armi. Lo Shard of Azinoth. Non si può migliorare, ma si può mettere ovviamente qualcosa di leggendario. Alchimista per un'arma del genere gliela vedrei benissimo. Mentre il ninjato possiamo aumentargli il danno. La Madonna, un po' troppo eccessivo. Infatti dicono anche qua, raccomando di non usarlo perché sennò rompete troppo il gioco. Anche se un piccolo quantitativo di danno magari glielo butterei sopra. Mod A? Ah, ecco dov'è che sono le modifiche. Queste sono le modifiche, quelle belle. Sloven invece... Ah, la texture del coltello. Bellino. Spartano mi piace. Questo qua è del deserto. Questo qui, Light of the Dead, non mi dispiace. Questo è molto in tema con la nostra spada che abbiamo dietro. Anche questa mi piace. E sai cosa? Scelgo questa per ora. Preston mi ammira. Bene. E gli metto come modificatore questo qui, che è il massimo che possiamo fare. Per questo ci serve scienza livello 3. Anche il Keyblade incredibilmente ha delle modifiche, ma non sono, diciamo, esteticamente belle da vedere. Questa perlomeno ci sta. Queste due sì, sono forti, ma direi di no. Scusa generale, hai un minuto? Tutto quello che vuoi. Dimmi, ti ascolto. Ascolta, so di averti messo in una posizione quasi impossibile chiedendoti di guidare i Minutemen. Sì, l'hai fatto. Non avevo il diritto di chiederti di sobbarcarti tutto questo. In quel momento ero piuttosto disperato. Solo in quel momento, Preston. Non so perché tu abbia accettato. Se l'hai fatto per me, per il Commonwealth o per un altro motivo, ma non ha importanza. Bravo. Voglio solo, oh, che tu sappia. Bravo, così si fa. Apprezzo quello che hai fatto. Certo, la strada è ancora lunga, ma non dubito che tu sia la guida di cui i Minutemen hanno bisogno. E credimi, Preston, la tua fiducia è ben riposta. Grazie per la fiducia. È bello sentirselo dire. Soprattutto da te. Siamo una bella squadra, generale. È innegabile. Questo è vero, anche se ti userò poco. Rimettiamoci al lavoro. Bravo, Preston. Poche parole, tanti fatti. E questa discussione merita una nuova maschera. Direi la maschera di Skull. E anche quella di Noir. E perché no? Facciamoci anche un backpack. Ok, direi che questo backpack fa abbastanza cagare. È talmente povero che c'ha anche lo scotch sotto per tenerlo chiuso. Guarda, ti ringrazio, ma cambio maschera e mi rimetto il mio vecchio zaino. Wow. Sono incredibilmente cattiva con la maschera di Skull. La maschera di Noir, peccato per i capelli. Peccato per i capelli, perché stava proprio bene. Proviamo su Piper a vedere come sta. Non so come definire la cosa, ma ti sta bene. Voglio solo dirti questo, Piper, ti sta bene questo cappello. Forse non è una cosa che dovresti tenere sempre, ma ti sta incredibilmente bene. Tra l'altro la mia stanza delle armi è migliorata un pochino. Ora è tutto più esposto. E spero che Dogmeat smetta di rubarmi la roba. Questa giornata merita veramente la creazione di tanti nuovi oggetti. Ad esempio, un nuovo vestito starebbe proprio bene. È il momento di un cambio di vestiti. Beh, che dire. Non per altro sono una cosplayer di tutto rispetto. Tra l'altro questa è una parrucca e copre decentemente tutto quanto. Solo che sto molto meglio coi miei capelli e le mie maschere. Tra l'altro le spade, Dio mio, come sono fighe. Le spade sono incredibilmente belle. Ah, questo è l'effetto targeting del mio scouter. Wow, ma mi targetta tutto. È come per dire che posso attaccare qualsiasi cosa. Oh, ma le spade stanno benissimo. Le spade sono fighissime. E abbiamo anche il robottino da compagnia. Il targeting non mi piace, dobbiamo cambiarlo. Ho installato sullo scouter il night vision e effettivamente è molto mega illuminato. Vediamo senza. Wow, effettivamente è molto buio senza. Con... è un bel boost di luce effettivamente. Forse potrei lasciarglielo il night vision. Dipende come si comporta di giorno. L'unica tristezza è che purtroppo se metto il costume di 2B non posso avere il costume di Grognak sotto.
E con la luce, lo scouter e il night vision direi proprio no. Oh Dio mio, ora sì che è giusta l'illuminazione. Night vision no, mi dispiace. Ada, vieni un secondo, ti devo togliere la modifica della testa. Ecco fatto, è stata un'operazione veloce. Perché quel laser veramente era troppo. Poi voglio che tu combatta. Al massimo se voglio metterti un laser te lo metto sul braccio. Vediamo che altre armi posso creare per ora. Ma guarda, un'altra spada. Dovrei farla? Ma certo, non se ne hanno mai abbastanza. Perché no, facciamo anche un altro Keyblade. Creiamoci anche un'altra lama, questa volta da assassino. E se ve lo chiedete, ho fatto lo zoom per non rivelarvi una piccola sorpresa. Vediamo come sono queste nuove due armi, anzi queste tre nuove armi. Il Keyblade di Erkus non mi ha mai fatto impazzire tantissimo, è per quello che non l'ho fatto. Lo metteremo là nella collezione. La spada da assassino invece ha il suo perché, ti dirò. Ha un che di affascinante. Mentre l'ultima, l'Ardent Blade, questa è una grossa spada. È proprio grossa e cattiva questa. Ed è stupenda. Ed ha una velocità molto alta. In confronto alla Thermal Katana, quell'arma potrebbe essere estremamente utile. Avrei dovuto impegnarmi di... E sinceramente molto alta, mica tanto. A me sembra la stessa velocità di un'altra spada. Ma comunque, proviamo a migliorarle queste armi. Ah, non ha una vera e propria modifica. Come per la Ninjato, c'ha un modificatore del danno, ma che potrebbe rompere il gioco. Però posso almeno renderla leggendaria. La spada d'assassino invece? Oh, posso cambiargli il tipo di lama. Lama affilata. Abbassa di un po' il danno, ma fa sanguinare i nemici. La lama energetica aumenta il danno energetico. E la lama curva incrementa il danno critico, ma ovviamente abbassa il danno. L'Energy Blade cosa richiede? Fabbro 3. Ci serve Fabbro 3 per molte cose. Per adesso metterei quella curva. Ma perché no? Creiamo ancora qualcosa. Ad esempio un'altra arma doppia. O addirittura un'altra arma doppia. La HK USP 45. Sembra una normalissima pistola, vero? Oh no. Oh no. Che cosa? Perché ho questo? Non era questo che doveva succedere. Dicevamo, ecco qui un'altra bella arma doppia. Vi sembrava un'arma normale, vero? E invece ha anche un coltello. Ovviamente in terza persona tutto ciò è un po' rotto. In prima persona è esteticamente bellissimo. Wow. Quest'arma. Lasciamo perdere un po' il braccio che diventa invisibile, ma quello sarà colpa dei vestiti. L'animazione della coltellata è fighissima. Mentre per la Dual Cerebo, beh, come potete immaginare dal nome, sono due armi. Non devi rushare perché sennò non sparano assieme, però wow. Molto meglio delle Dual Magnum, anche se fanno molto più danno le Dual Magnum. E per modificare tutte queste armi abbiamo bisogno di fanatico delle armi livello 4, chi l'avrebbe mai detto. Fanatico delle armi livello 3, appunto, chi l'avrebbe mai detto. E guarda un po', fanatico delle armi livello 3, chi l'avrebbe mai detto. C'ha pure le skin, la madonna. Che tra l'altro mi sono appena ricordato una cosa di quest'arma. Con la pressione di un tasto posso montargli e smontargli il silenziatore. Ovviamente col silenziatore il danno è diminuito. Sono quei dettagli che però possono salvarti la vita in determinate situazioni, quando non hai un'arma silenziata ad esempio. Io direi, ci andiamo a fare un giro con le nostre nuove armi e le testiamo sul campo. C'è solo un problema: la lama curva è sparita. La lama affilata perlomeno c'è. Dai, almeno questa l'abbiamo risolta. Forza allora, è il momento di andarci un po' a divertire. Un nuovo insediamento ci aspetta. Ehi là, coloni, avete bisogno di una mano? Ehi, il tuo aiuto ci farebbe davvero comodo. Chi l'avrebbe mai detto? Dimmi pure. Dimmi cosa ti serve. C'è una qualche creatura schifosa che vive qui vicino. Prima o poi ci creerà dei problemi. Peccato, perché sarebbe un luogo perfetto per un nuovo insediamento. Conosco delle persone a cui piacerebbe trasferirsi lì, se fosse sicuro. Se la vecchia officina che si trova lì è ancora in buono stato,
Chiunque decide di trasferirsi sarà in grado di ricostruire quel posto. Me ne occupo io, tranquilla. Non c'è problema. Me ne occupo io. Lo spero proprio. Eravamo disperati. Tranquilla, ci penso io. Il Sunshine Tiding Cop. È un po' lontano. Parto subito allora. In questo momento però avere avuto Night Vision sarebbe stata una buona idea. Forse ho fatto male a toglierlo. Potrei mettere lo scouter solo di sera magari. Oh, super mutanti, sai che novità. Proviamo a liberare questa zona. Wow. Ce n'è uno leggendario. E ce n'è anche uno suicida. Aspetta, aspetta, aspetta. Non è per nulla quello che doveva succedere. Là, c'è uno con lanciarazzi, attenzione. Dove sei? Non è lui. Eccolo, l'ho vista la traiettoria. L'ho vista stavolta. Non mi sfuggi. Maledetto. Ecco fatto. Il mio cane, maledetto stronzo. Dove è andato? Eccolo, eccolo, sta facendo il giro il furbo. Vieni qua che ti sparo. Merda, aspetta. Oi. Stavo per morire, meno male che ho il coltello. Questa pistola è buona, fa il suo lavoro. Devo solo potenziarla. La spada funziona. Che sta succedendo là sopra? È roba ghiacciata quella. Sì, è un cubo di ghiaccio. Chi sta crepando là sopra? Credo sia morto un bramino. E qua sopra ci saranno i predoni. Sarà il caso di andare a controllare allora. Sicuramente ai coloni non dispiacerà che io abbia fatto fuori anche un po' di predoni. Ada, perché non combatti? Mi stai dicendo che tu... Spero fosse l'ultimo. Non hai mai usato le armi e usavi solo il laser perché non ce la fai ad usarle? È questo che mi stai dicendo, Ada? Se è questa la realtà, ti prego dimmela. Ah, sono dei robot. Cosa sta... Ah, ecco perché c'era... Il bambino congelato. Oh, attenzione che tu mi sembri pericoloso. Però a quanto pare non intelligente. Tu sì però. Tu non mi sembri intelligente. L'altro sì. Dove scappi? Vieni qua. Maledetto. Vieni qui che ti faccio il culo. Ecco qua. Ah, poveraccio. Un altro commerciante ucciso da questi stupidi robot. Ho provato a Dove? Cosa sei? Aspetta. Ada, vieni qua che dobbiamo testarti. Ada, vai, attacca. Ehi. Via la sicura. Prendili. Nessun problema, ma non attacchi, stronza. Ma porca p... Perché continua a parare? Vai Ada, attacca Ada. Attacca! Mannaggia! Vieni! Qua! Cataclista ASS. Oella. E questa è una bella sorpresa. Mi fa quasi sorridere sul fatto che Ada non combatta. Buongiorno, Dov'è la torretta? Ah, eccoti. Scusami. È che non ti avevo vista. Ah, c'erano dei rider qua sopra. Ma tu sei scemo. Ti sei buttato di sotto per venirmi a prendere. Beh, io salgo. Vi aspetto di sopra, Vieni qua. Maledetto. Pensavo di averlo tagliato a metà. Invece io ho tagliato solo il braccio.
Vabbè, per carità, mica male. Ma guarda l'Ada che non combatte. Perché? Peccato, volevo farla combattente. Ma siete in due, cretini. Cioè, in due non riuscite ad ammazzare sto coso? Serio? Bello, ma oggi è la giornata delle armi nuove. Ma che figata. Io voglio credere che sia questo backpack qua dietro il problema, Ada. Voglio credere che sia quello il problema. E quando arriviamo a casa ti provo ad aggiustare. Scusami, ho risolto la faccenda? Serio? Scusami, il mostro non era qui? Ma io ho fatto fuori solo un paio di rider. Professor... Scusami? Salve? Alla grande. Bello, fratello. Spaziale. È strafatto sto robot. Non mi piace. Siamo troppo esposti. Ma dove? Esposti a cosa, Preston? Ci sono ancora nemici in zona. Buono da sapersi. Eccolo qua, un nemico. Contento, Preston? La missione mi chiede di rendere sicura questa zona. Però mica mi indica dove sono i nemici. Ma guarda, anche un fumetto. Sì. Ottieni permanentemente carne extra dalle uccisioni. Ma perché no? Fa vedere quest'arma, scusa. Quella. Carina questa. Credo non sia rimasto più nessuno. Dunque anche questa officina ora è nostra. Quindi posso ripulirla. Ecco fatto. Via tutti gli oggetti inutili. Mi ricordo tra l'altro che questa fattoria non l'ho mai usata. Me lo ricordo chiaramente. Sarà probabilmente perché le case qui sono brutte e anche messe male. Già, non credo farò un insediamento qui. Nel caso qualcuno lo volesse lo affitto però. Manca... quanto manca per salire di livello? Cos'è? Uno? Un punto? Ehi, ho ripulito la zona, ora dammi punti esperienza. Hai ripulito quel posto. Voglia, dammi i miei punti. Ho ripulito quel posto. Ora i tuoi amici possono trasferirsi senza alcun pericolo. Smettila di girare. Ogni tanto è bello ricevere una buona notizia. E anche i soldi. Abbiamo deciso di sostenere i Minutemen. Dobbiamo aiutarci a vicenda se vogliamo che le cose migliorino. Oh, perfetto. Preston, hai sentito? Se ricevo richieste d'aiuto dagli insediamenti ti avviso. Nel frattempo, dai una mano a chiunque ne abbia bisogno. È quello che già facciamo, servirà, Preston. Per aiutare la nostra causa. Beh certo, tutto per aiutare la causa, vero? Beh, me ne freghista. Finalmente che siamo saliti di livello, finalmente possiamo scegliere. Il problema però è che ci serve il livello. Fanatico delle armi livello 25, fabbro livello 29, armaiolo livello 25, medico livello 30. E allora sai che ti dico? O mi faccio chimico o mi faccio fisico nucleare. Per ora direi fisico nucleare. Ada, vieni un secondo. Devo provare a toglierti questo zaino. Secondo me era quello che ti dava problemi. O forse è il braccio. Può essere che la trivella insieme al braccio non vada d'accordo? Proviamo a fare così allora. Ti metto la motosega nell'altro braccio e vediamo come reagisci. Se nel caso non funziona, beh, allora laser sia.